amici di Yaf Store, Yamamoto Nutrition, oggi siamo qui grazie alla nostra produzione EcoFrame che ci ospita nei suoi studi gentilmente. Siamo qui con un grandissimo campione, siamo qui con il nostro Aida Mustafà che ha di nuovo dimostrato la sua supremazia tecnica sopra il ring. Purtroppo non ha potuto fare l'intervista lì per lì perché, come possiamo vedere, ha avuto un infortunio durante il match. Parliamo di questo, infatti, Aida. Cioè, tu hai portato a termine comunque un match che era veramente difficile, era un match estremo con un avversario di altissimo livello, perché lo abbiamo già visto su altri ring, lo abbiamo visto veramente dare spettacolo, un grande campione tecnico, forte, potente. Tu comunque, quando al secondo round hai avuto questo infortunio? Sì, esatto, il match è partito benissimo, come dici tu, che è contro un avversario di caratura mondiale altissima proprio. E niente, il match è partito bene fortunatamente, che avevo riuscito comunque a prendergli le distanze e riuscire a essere incisivo con i miei colpi, però sfortunatamente a metà del secondo round, con una serie di colpi portati a segno, mi sono rotto la mano, quindi non ho... Stiamo ridendo, ma è una situazione drammatica. Raccontaci cosa è successo poi nell'angolo, raccontaci nell'atto pratico. Allora, niente, mi sono rotto la mano nel secondo round, quindi riesco a finire il round, torno all'angolo, faccio presente al mio angolo che c'era un problema, che ero quasi sicuro di avere la mano rotta e quindi non ero sicuro di poter continuare il match. Quindi niente, il mio angolo mi dice: allora vediamo, continuiamo, cosa vuoi fare? E non so come, fortunatamente sono riuscito a voler continuare il match e riuscire a portarlo a fondo, anche perché mi sono preparato pesantemente, 6 settimane di preparazione e tutto, quindi era, secondo me, cioè non volevo buttare la mia occasione, soprattutto contro un avversario così forte, così di alto livello, quindi mi sono autoconvinto e ho continuato il match. Se fortunatamente non sono portato a casa rischiando, però mi sono portato a casa. E che cosa, questo era un match molto difficile, che cosa ti aspettavi? Cosa aspettavi dentro di te prima di arrivare al giorno fatidico del match? E cos'è che ti preoccupava? Su che cosa hai lavorato soprattutto? Cosa hai cercato di migliorare? Cercato di migliorare un po' tutto, perché comunque, ritornando all'avversario, era un avversario veramente di altissimo livello e ha combattuto anche contro il mio amico Giorgio Pedrosian, che ci ha combattuto contro e insomma ha vinto Giorgio, ma comunque Kell si è dato da fare, comunque è stato un match abbastanza combattuto. Ricordo che fece un match di rientro che fu difficilissimo. Sì, questo match di rientro, infatti, dopo che è stato fermo un anno, sì. E ho visto il match, avevo già visto, mi sono studiato, perché Giorgio è mancino come me, quando me lo sono studiato bene, e ho cercato di portare una mia tattica, diciamo, contro Kell, che è stata efficace finché non mi sono poi infortunato. Era lavorare molto sulla mia potenza, che pensavo che lui ne avesse meno di potenza rispetto a come ero rispetto alla mia, e ha funzionato finché, insomma, non è successo il fatto, insomma, che mi sono... Poi non si può, alla fine non si può calcolare niente, hai fatto bene quindi a lavorare su tutto, perché questo infortunio ha messo tutti gli equilibri in discussione, quindi... Mi ha sballato completamente tutta la tattica che avevo preparato. E quindi come sei andato avanti? Provando, ho detto provo a fare... diciamo, più che altro ho usato... calci, cercando di lavorare con il braccio avanzato, che è il destro, e un po' di fantasia, cercando di fare cose diverse per mandarlo più nel casino possibile, non fargli prendere convinzione che io ero infortunato. Infatti ho rischiato parecchio, perché al terzo round lui l'aveva capito e infatti ha spinto molto, e fortunatamente sono riuscito comunque a gestire la situazione e il match è andato fortunatamente bene. In questo periodo in cui hai fatto questa intensissima preparazione di 6 settimane, dove avrai curato tutto sotto ogni punto di vista, sia dall'allenamento che dall'alimentazione, mi hai detto che sei appunto arrivato al peso senza problemi, come dal punto di vista integrativo hai sentito effettivamente
dei benefici in più? Hai sentito qualcosa di più, come dire, che percezione hai avuto da quella che è stata l'integrazione? L'integrazione è stata fondamentale, perché comunque facendo una buona integrazione fatta bene, sono riuscito comunque a, nonostante la dieta pesante, comunque dovevo perdere peso per arrivare al match, riintegrando in un certo modo, grazie al dottor Gabriele che mi ha seguito giorno per giorno, che ogni giorno gli scrivevo la situazione come stava andando, e lui che comunque è stato iper disponibile e mi ha aiutato molto. Facendo questo sono riuscito comunque a fare la dieta, perdere peso e riuscire a mantenere un allenamento duro e ad alto livello, perché il rischio che avevo sempre avuto prima è magari riuscire ad arrivare a picco di performance, ma poi non riuscire più a rendere, perché di l'endurance e tutto mi limitava, perché comunque non mangiando poco e bruci subito quello che hai mangiato, quindi senza integrazione in un certo modo era... Quindi diciamo che quando andavi alla ricerca del recupero del peso per il match avevi sempre delle problematiche, hai trovato ottimi benefici su questo, soprattutto in quella fase. Esatto, soprattutto dopo il peso, appena fatto il peso, reintegrare bene è fondamentale, perché se non reintegri bene dopo il peso, soprattutto per noi che perdiamo molto peso per arrivare al peso ufficiale, è molto importante reintegrare bene dopo, perché se non reintegri bene dopo, il giorno dopo arrivi a spento, o sei spento, magari non hai reintegrato bene, ti vengono i crampi perché se magari sei disidratato, certo. Quindi è fondamentale avere una buona idratazione fatta bene dopo il peso, soprattutto. Adesso avrai un lungo recupero, mi hai fatto vedere prima la lastra della mano bionica, possiamo dire la mano bionica, perché non riuscivo a capire dove era all'inizio, ci ho messo un attimo per vedere dove era la frattura. Mi ha detto: vedi qui c'è la frattura, che io dicevo, io vedo viti, cose, anelli, tondini, diciamo. E quindi insomma diciamo che hai già avuto esperienza simile, che cosa ti aspetta adesso? Adesso mi aspetta sicuramente del recupero, almeno un mese devo stare fermo, tranquillo, non forzare né per ripartire allenarmi subito, perché la voglia di ripartire subito c'è, però purtroppo devo anche guardare il lato del recupero, che è importante, quindi devo stare fermo almeno un mese senza fare niente. E poi dopo riparto guardando comunque se si è risaldato per bene la frattura o meno, poi da quel momento un po', e allora mi metto anche a organizzarmi e capire quando combattere, contro chi combattere, insomma. E contro chi combattere è fondamentale, perché l'ultima volta che mi sono rotto la mano e il match di rientro è stato subito traumatico. Sono fatto il match di rientro contro un certo Alazov, non so se lo conoscete, e ora è uno fra i più forti che ci sono a livello mondiale. Ho fatto una buonissima prestazione lo stesso, però molta paura era per la mano di rifarmi male, quindi purtroppo il match non è andato come avrei sperato e niente, questo. Quando pensi che ti rivedremo di nuovo sul ring? Io spero prima di settembre, prima di settembre, luglio, agosto. Ora guardo se il recupero va come deve andare. Forse prima di settembre qualcosa potrei fare, non so se in Italia o meno, però forse prima di settembre qualcosa sicuramente farò. Benissimo, noi ce lo auguriamo veramente, lo auguriamo a te, perché insomma sei un grandissimo campione, è sempre uno spettacolo vederti sul ring con queste leve, con questa tecnica fantastica, con la tua potenza. Noi ti ringraziamo tanto per averci concesso, visto che siamo qui a Firenze, sei potuto venire. Passo da casa, sì. Passo da casa, sei potuto venire, quindi ti ringraziamo tantissimo. E con il nostro più caloroso augurio di una pronta guarigione, di un recupero, tutti gli amici di Astore di Yamamoto Nutrition ti salutano. Salutiamo il campione Aida Mustafa. Ciao a tutti e grazie di tutto. Ciao, la Great.